Negli ultimi 3 anni la Regione, tramite Digo Capital, ha messo in campo 24 milioni di euro per far fronte alla pandemia e il bando denominato bando Covid, che si è aperto nel giugno 2020, è stato proprio redatto per far fronte a quelle che si pensava fossero esigenze post lockdown dovute alla pandemia. Il bando ha avuto molto successo. Hanno fatto richiesta oltre 180 imprese nell'ambito del territorio della Liguria e sono state finanziate circa 150 imprese. Di questi fondi una parte è stata destinata solamente alle start-up e devo dire la verità, ha avuto molto successo lo strumento finanziario. Strumenti finanziari che consistono o in equity, cioè Digo Capital entra nel capitale da società richiedente, o semi equity, che sono finanziamenti, obbligazioni convertibili, e uno strumento innovativo che abbiamo utilizzato solo per l'ultimo anno, che sono i titoli di debito. È una finanziamento a lungo termine, così definito anche dall'assessore Benveduti, un finanziamento paziente, cioè noi facciamo finanza paziente, non a fine di lucro. Dunque, nell'immaginario collettivo Ligure, Ligure Capital sembrava avesse giustamente dei mezzi che non potessero far fronte alle esigenze delle micro e piccole imprese. Invece proprio con questo ultimo bando abbiamo verificato che i requisiti d'accesso erano tali che hanno partecipato tante micro e piccole imprese. Tantissime imprese con dipendenti da 1 a 10 dipendenti. Logicamente la soglia di entrata per Digo Capital non è dei requisiti oggettivi di bilancio. Bilancio presuppone che l'impresa sia organizzata sotto forma di persona giuridica, deve essere una società di capitali per poter partecipare ai bandi di Digo Capital.